Il Consiglio metropolitano di Torino, riunito nella sala di Piazza Castello per la prima volta dopo le elezioni, ha approvato il bilancio di previsione 2016 con 8 voti favorevoli, 8 astenuti e 3 non partecipanti. La sindaca Chiara Appendino ha sottolineato che si tratta di un bilancio tecnico che deve far fronte a 26 milioni di risorse in meno, il cui obiettivo primario è privilegiare la manutenzione della viabilità extraurbana e dell'edilizia scolastica. Ci sono stati tagli molto forti, una difficoltà ovviamente finanziaria che riguarda questo ente, ma dall'altro lato comunque la voglia di provare a rilanciarlo, e mi sembra che al di là delle appartenenze politiche ci sia una visione comune su questo, quindi lavoreremo perciò. Lei ha lanciato un appello anche sulla visione strategica che deve avere questo ente. Sì, credo che sia stato accolto e adesso insomma sta un po' a tutti noi la sfida di tradurlo in luoghi di confronto che possono essere produttivi. Questo bilancio è chiuso, ma questo non significa che il prossimo anno sarà facile. No, ad oggi la situazione attuale prevede un ammanco di circa 80 milioni di euro sul 2017. Io credo che ci sia la necessità di fare uno sforzo al di là delle appartenenze politiche di rimettere in discussione quelle che sono oggi le città metropolitane. Possono essere un contenitore di idee e di sviluppo, ma devono avere anche le risorse per poterlo fare. Il confronto con i sindaci delle zone omogenee come può proseguire? Beh, è già stato ben strutturato, adesso deve riprendere perché ci sono alcune tematiche come ad esempio quelle urbanistiche, ambientali, che richiedono ovviamente un confronto con gli altri territori. Quindi l'area è l'area metropolitana e quindi coi sindaci cercheremo di confrontarci il più possibile. Oltre a convalidare gli eletti in apertura della seduta, il Consiglio ha approvato una serie di delibere di somma urgenza per la messa in sicurezza e per interventi vari in alcuni edifici scolastici e per 2 strade provinciali. Tutte le delibere sono state approvate con 16 voti favorevoli e 3 non partecipanti al voto. All'unanimità è stato infine approvato un ordine del giorno relativo alla salvaguardia dei 20 precari della città metropolitana che operano nei centri per l'impiego.